Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su The Binding of Isaac Afterbirth. Questa run sarà direttamente con Judah perché effettivamente ci manca soltanto lui. Obiettivo Mega Satana e nel mentre magari trovare anche qualche oggettino della collezione che ancora ci manca. Curse of the Unknown, quindi non sappiamo la nostra vita. E vabbè, problema più o meno secondario perché sappiamo benissimo che Judah parte con un solo cuore rosso, quindi ad esempio quel champion se ci avesse colpito ci avrebbe ucciso e così via. Fortunatamente abbiamo lì un bel cuoricino se serve. Cerchiamo subito il power up, magari che sia qualcosa di decente. Muori uno e muori due. Mi sono un attimo preoccupato perché mi sono detto che se quelli iniziavano già a ferirmi potevo morirci in questa stanza. Purtroppo con Giuda è un po' un problema, perché ad esempio possiede più o meno la stessa vitalità di Keeper, quello iniziale si intende, perché poi Judas può avere qualsiasi cosa lui voglia. Possiede la stessa vitalità iniziale di Keeper o di The Lost, soltanto che in realtà non può incassarla bene come loro, perché ad esempio Keeper possiede che ogni due stanze può, no, ogni stanza può ottenere un centesimo. The Lost ha il suo bello Elemental. Judas nel primissimo piano, finché non trova qualcosa di decente, rischia la morte praticamente come loro. Speed down. No, che palle. Ma va bene. Fingiamo che va tutto bene e andiamo oltre. Almeno abbiamo trovato la stanza del power up che contiene quale pecionata? La Mystery Sack, che può tirar fuori, penso, roba a caso. Non mi ricordo nello specifico, quindi poter dire una cavolata. A fine stanza la Mystery, i sacchetti danno qualcosa. Ole. E abbiamo anche il Missing Poster, dall'utilità abbastanza dubbia, però fa niente. E dico dall'utilità dubbia semplicemente perché il Missing Poster è la sua unica capa. Mi sono bloccato perché esce grazie di prigione e permette di aprire la porta di Mega Satana, quindi di fatto non ci serve più la chiave. Dai, muori. Perché non sto usando il libro di Belaia? Quella carta praticamente è la nostra chance di andare a fare Mega Satana. Potrei morirci però, potrei non arrivarci a vederlo Mega Satana. Se continuiamo così. Allora, full e prendiamo l'Experimental Treatment. Ma sì, dai. E mi ha solo aumentato le stat? Non ci credo. Sì, mi ha solo aumentato le stat. Beh, probabilmente mi ha tolto l'ultimo cuore di vita. Sono abbastanza convinto di ciò. Non mi pare possa succedere che dia tutto positivo. E infatti mi ha tolto il mio ultimo cuore di vita. E in una run in cui avevo ottenuto Spadi lì, avrei gradito un cuore di fede, era per quello che ti avevo messo la bomba 6. Vedendo come stavo messo, sarebbe stata la cosa migliore ottenere un cuore di fede lì. Cos'è qua dentro? Roba. Come faccio però adesso? Morite. Morite tutti per favore. 1, 2, 3, 4. Sì, sto contando i pezzi singoli, non l'uccisione vera e propria. Sapete che vi dico? Io se ci si provo. Magari lì dentro c'è un altro cuore di fede o qualcosa di interessante. Magari un oggetto. No. Sta cosa non doveva succedere. Allora, c'è un trinket, che è il Winged Worm, che in realtà non mi serve una mela della ceppa. Preferisco il Missing Poster che mi fa resuscitare come The Lost. Da The Lost posso potenzialmente trovare Judas Shadow, che mi permetterebbe di nuovo di resuscitare come Judas. Cioè, nell'improbabilità che siano utili entrambi gli oggetti, questo potenzialmente ce l'ha un'utilità. The Moon. Ah, proprio accanto. Ovviamente andiamo un po' qua. Si è rivelato comunque un enorme errore prendere l'Experimental Treatment, ma enorme, enorme. Tammy Zed, e la posiamo e andiamo avanti così. Go, go. Perché ho dovuto fare quella cavolata dell'Experimental Treatment? Non si è capito ancora. E non sto scherzando, non ho capito perché non ne avevo bisogno. L'ho fatto come per dire, tanto non mi succede niente di male, anche se fosse, quindi. E invece me la sono presa in saccoccia. Come si dice dalle mie parti. Chiavi, va bene. La cap anche va bene, ma
Sono più interessato al resto in realtà. Allora, vedete sti cosi. Uno, due, centesimo, si va su. Cacchia a profusione, dai. Sto veramente sperando di trovare un cuore di fede da qualche parte in realtà, però non... è una speranza un po' vaga. Vana. Vaga non vuol dire niente. Anche se in realtà trovando lo shop magari ci trovo qualcosa di figo. Lì sì, ho snobbato completamente la stanza del... Che c'è qua dentro? Ok. Mosche. Il potere... Ecco. Ci sono ammassate più una da sole. Soldi. Power up. Che è bello, perché so è un bel power up, però io preferisco comunque di Brave Lion. Quindi... Halo of Flies, che blocca gli attacchi? Sì. Meglio di tante altre cose. Anche se ci ho sprecato forse troppi centesimi, perché qui c'era niente che mi interessasse in realtà. E si fa saltare a questo. Si prende il centesimone e si va a affrontare il boss con la consapevolezza che un colpo non ci one shot. Forse. Cioè un colpo. No, veramente non ci può one shottare un colpo. Però in realtà anche i patti con Satana non li posso prendere, a meno che non mi capiti Abaddon o... Cos'era? Il Senemonia Robo? Muori. Muori. In realtà non mi sento tranquillo con quel coso lì alle spalle, però... Soprattutto perché mi è esploso un pochettino a tradimento. Dai. Perfetto. Muori anche tu. Qua ci sarà tutta roba inutile. Chiamarla inutile è un pochettino riduttivo. Tu, Diamond. No, preferisco comunque... Retrovision. L'ho presa sperando di mi capitasse un'altra cosa, ma fa niente. E cosa c'è qua dentro? Eh no, questa è fortuna. Perché questo è esattamente l'oggetto che vi dicevo. Abaddon. Potrei prendere anche War of Babylon, però in realtà preferisco tenermi questi sei cuori di fede. Sti sei cuori neri. E si scende... Preferisco la costola di Grid. Sì. La costola di Grid impedisce ai Grid di comparire ovunque, praticamente. Nelle stanze... Aspetta un momento, nelle stanze particolari. Poi non vi ho spiegato Abaddon. Abaddon è un aumento di... No, di vita in realtà non è un aumento di vita. È un aumento di danno. Mette il Fear, rimuove tutti i cuori rossi e ci regala, se così si può chiamare, se lo possiamo definire un regalo, 6 cuori neri. In realtà possiamo definirlo tranquillamente un regalo, quindi... Che ora sono diventati 7. Eccellente. Mi spiace essere però in... Uno andato. Due. Mi dispiace, dicevo, essere in Curse of the Lost, perché mi sto perdendo probabilmente molte cose. Anche se in realtà probabilmente è diventato un'altra parola, perché avendo trovato subito la... Lo stavo per dire, ma poi ho trovato la stanza del power up, quindi non mi posso stare a lagnare. Dai, siamo sinceri. Ti ho buttato prima. Ti lascio lì, eh? Allora. Ecco, ad esempio il cuore di fede lì non mi dispiace per niente. Ole. Poi, che altro arriva? Uno. Che poi, che altro arriva? In realtà questa è la prima ondata vera. Libri Belial anche. Tra l'altro, notare che con questo... Questa sinergia di roba con Libre Blade attivo arriva a 11 di danno. 11,77, che non è malaccio per niente. Chi è il terzo? Dai. L'unica cosa che mi dispiace è che effettivamente ora lo shop è appetibile. Più appetibile del solito, perché ricordate che non posso trovare i grid dentro. Ma forse non lo trovo. Cioè fisicamente non trovo dove si trova. Uno andato. Esplodete. Ole. Si va avanti. Zubat Grassi. Che in realtà mi dimentico sempre come si chiamano questi, eh. Perché io mi ricordo che quelli piccoli hanno un nome che fa assonanza con Fang. Però questi non mi ricordo proprio. Ah, e poi ho avuto un momento di terrore nel... Perché mi è venuto il dubbio se avevo... non l'avevo visto. Se avevo abbandonato Ash Grass di prigione, che è l'oggetto della vita per noi, quindi... Retrovision. Eh no, ci sono cascato una volta.
Ragazzone. Dai, morite tutti. Soprattutto tu che puoi farmi doppio danno. E anche tu. Però te eri solo per antipatia. Buni. No, il fiasciotto effettivamente è comodo, anche se con i buni lascia il tempo un po' che trova, perché di solito il modo migliore per attaccarli è proprio sfruttare il fatto che ti vengono addosso. Dove sono? È andata. Perfetto. Ne deve essere sopravvissuto almeno uno. Potrebbe essere sopravvissuto più di uno, non lo posso sapere, però. Mi pare di aver visto uno shop. Allora, capiamoci bene. Stopwatch è mio. Cuore di fede è mio. Potenzialmente altro patto con Satana? Mio. Io ovviamente ho preso il patto con... cioè, sto aumentando la chance del patto nella speranza di trovare dal boss un HP up e quindi poterlo pagare soltanto uno al posto che tre. Perché vi ricordo sempre che i patti con Satana, se avete soltanto cuori di fede, costano 3. Indipendentemente dal... cioè, il costo in cuori di fede è sempre 3. 2. Bomba e andiamo avanti. Mi prude il naso in una maniera incredibile. Probabilmente non mi interessava saperlo, però. Prende l'hard hard mode. Giocare in hard mode mentre si ti prude il naso. The world. Peccato che non posso usarlo, ma nel dubbio. Ah, e ovviamente non posso portarmelo al piano successivo perché ho l'esci gratis di prigione. Ho l'esci gratis di prigione. Che non voglio ovviamente abbandonare, essendo ovviamente la mia unica chance. Ora che ho preso patti con Satana. Derivare da Mega Satana. Ole. Però abbiamo trovato relativamente velocemente. Troppi condizionali messi assieme. Relativamente in poco tempo, forse devo dire. Uno. Due. Speed up. Perfetto. E si va dal boss. Che è The Frail. Non credo di aver bisogno di usare il libro di Belagher qui, Non credo proprio, perché in realtà, cioè, The Frail, come suggerisce il nome, è il fragile. Dai, muori. Ah, è vero, ho fatto una cavolata, non avevo considerato la doppia fase. Tra l'altro avete anche visto in azione lo stopwatch. Da ora in poi ogni volta che prenderò danno, l'intera stanza sarà rallentata per sempre. Sì, sì. Perché non vieni rallentato quando fai quell'attacco? Io ero convintissimo di poterlo schivare in... ok, speed up. War of Babylon. Quello è comodo, sarebbe. Volo e lacrime spettrali. E via. Dicevo, ero convintissimo che quando faceva l'attacco col Brimstone avevo il tempo per schivarlo, ma poi ho visto che ha mosso la testa troppo velocemente per i miei gusti. Allora, Spirit of the Night. Prima ho detto War of Babylon, no, volevo dire Spirit of the Night. Infatti ci ho ripensato adesso che l'ho ripronunciato e ho detto, ma no, non è il nome giusto. È uno degli oggetti miei del patto con Satana preferiti. Ci dà il volo, come ho detto prima, e le lacrime spettrali, che significa che possono attraversare gli oggetti. E secondo me vale oro, letteralmente. Ho ottenuto anche un Eternal Art, che è sempre cosa buona e giusta. Quindi vuol dire che dal prossimo piano avrò un cuore normale, rosso, e potrò usarlo e fare patti con Satana. Sì, si scende. Per questi qui, no? Adesso che volo posso mettermi tranquillamente qua. Anche se in realtà questi sparano, però. Diciamo, non corro il rischio che mi vengano addosso. E tra l'altro mi metto in un punto dove mi possono più solo quei proiettili. Oh, e ho l'Halo of Flies che mi protegge. Full health. Che mi protegge dai proiettili entro un certo limite, in realtà, ovviamente. Va bene, molto bene. E, ah, in caso vi venga il dubbio, sì, andrò a fare quella bellissima boss challenge room. Boss arena, per essere più precisi. Speed down, no. Allà. Ok, anche perché ci sono due comodissimi cuori di fede, quindi probabilmente ne è valsa la pena a prescindere entrare qua dentro. L'unica cosa che ho perso è stata la carica dell'oggetto, credo. Poi se mi capita Mega Fatti, che è uno dei boss che ha più vita in assoluto, è un po' un problema. Dai.
Penso adesso compaia Mega Mo, vero? Sì, infatti. Noi potessimo morire, basta Mega Mo? No, eh. Credo sia chiedere troppo. Però lui non ha la fortuna di avere la stessa vita di Mega Fatti, infatti è durato decisamente meno. Allora, mettiamoci qua, spariamo come dei codardi da una posizione nascosta. 1, 2, 1. Continuiamo a cercare. In realtà sto puntando da un po', cioè da quando ho cambiato piano, in realtà, la stanza, il power up e lo shop, entrambi. Solo che non mi sembrano molto ben disposti nel comparire. Dai. Muori uno. Muori due. Tia Zap, questo è stato molto utile. Questo non è stato molto utile. Uno è andato. Andati, andati, andati. Per favore, morite in fretta. Che vado di fretta. Cioè, in realtà non è che vado veramente di fretta. Però gradirei fare in fretta. Non sono obbligato da nessun vincolo tipo Boss Rush o Ash, però capitemi. Dai. Olè. Questo mi farebbe danno aprirlo, quindi rimane lì. E ho trovato finalmente lo... Perché ho fatto una cavolata, non dovevo passare così, ma ho... Tanto mi sa che mi sono fatto colpire dall'unico champion qua in mezzo. No, non è l'unico, perché anche tu sei champion. Ho preso comunque un qualche danno. Cosa che mi peserà sulla coscienza per parecchio. E una batteria. No, non è la stanza che pensavo fosse, ma ci troviamo la testa del negoziante, che a me va bene uguale. E abbiamo trovato lo shop che pensavo di aver trovato prima. Ho fatto una cavolata, quello non lo dovevo prendere. Però questo sì, Morts Option. Anche se in realtà... Morts Option... Momento, sto cercando di ricordarmi, perché li confondo sempre. Altro cuore di fede e si avanti. Dovrebbe comunque raddoppiare le nostre chance, le nostre opzioni quando andiamo o nella stanza del power up o dal boss. Ora, appena aprirò la stanza del power up, capirò se è quello della stanza del power up o quello del boss. Era quello del boss, ovviamente. Ah, questo lo raccolgo solo per posarlo, perché mi ricordavo di essere delle bombe che in realtà non mi ha dato, quindi. Perché vedevo una... Ho visto male, si vede. Mi era sembrato che la mappa mi indicasse che ci fosse una pillola lì. Devo essermi sbagliato. Evidentemente. Su. Verso l'infinito e oltre. Per favore. A parte che io sta cacca con l'Eternal Fly non la voglio togliere dalle scatole, perché conoscendomi è capace che schivo molto perfettamente e mi faccio colpire dall'Eternal Fly. E sarebbe uno smacco. Sarebbe stato uno smacco morale troppo grande. Ho già fatto cavolate simili nell'arco della mia lunga esperienza a questo gioco e non voglio ripeterle. Un momento, preferisco accelerare leggermente la cosa usando Libro di Belial. Se mi dovessi far colpire vi ricordo sempre che lui verrebbe rallentato, eh. E in realtà una volta rallentato i suoi proiettili non mi raggiungerebbero in fondo alla stanza, però... Preferirei non farmi colpire, no? Morto. Allora, pillola di caffè... No, vabbè, questa comunque mi dà cuori di fede a Coco, quindi va bene questa. E si scende, ma prima io vorrei prendermi questo bellissimo... Questa bellissima batteria. Sono quasi full vita, eh. Non so quanto durerà la cosa. Adesso ho anche un bellissimo cuore di vita da sacrificare per un patto. Lì c'è un cuore nero che non vorrò raccogliere, ovviamente. Perché il cuore nero significherebbe... Ne prendo solo metà, praticamente. Visto che il resto andrebbe sprecato. E ho anche un cuore di fede. Va bene, dai. Stanno leggermente esagerando. Un luck up. Ok. Morire. Adesso posso sparare attraverso gli oggetti. CC. Joker. Allora, capiamoci un attimo. Qui un attimo è un momento delicato. A parte che voglio raccogliere questo. Prendo il Joker, lo uso. Prendo eventuali patti, sperando di diventare più forte, ovviamente. Oppure becco Krampus, semplicemente, eh. Che comunque, se mi dà la sua testa... Vabbè,
No, se mi dà la testa non mi va bene uguale. Krampus, voglio soltanto il Lamp of Call. Dai. Per favore, Krampus, sii un po' più collaborativo. Per favore. E mi dà il Lamp of Call. Perfetto, ci sta. Cosa più importante ora, raccogliamo le Cigrass di prigione. E continuiamo a esplorare. Adesso anche il passepartout per questo piano, eh? Gentilmente offerto da Krampus. Ah, ovviamente io non ho raccolto il... In realtà ho fatto una cavolata a non raccogliere quel cuore nero. Sto dicendo, non ho raccolto il cuore nero perché tanto sto già full vita. Però avrebbe sostituito un cuore di fede e l'avrebbe fatto diventare nero. Vabbè, in caso lo raccolgo a fine tutto. Entriamo qua dentro. 1, 2. Pillole misteriose? Paralysis. No. Sacrifico mezzo cuore per uscire. Non posso far diversamente, quindi non sto a piangerci per una cosa del genere. Olè. Chiave, tanto il passaporto, quindi chi se ne frega. E Schelia Coli. Chiunque mi toccherà adesso diventerà una cacca. Letteralmente, probabilmente anche emotivamente. Per aver ucciso una così bella creatura quale sono io. Dai. Olè. Chiave, colpi vari. E qua dentro c'è... la batteria in realtà non mi dispiacerebbe, devo essere sincero. Intendevo questa batteria. Vuol dire che adesso il nostro oggetto si caricherà in meno stanze. Dai. E tra l'altro ho sbagliato completamente direzione perché ero convinto che sta andando verso il boss, ma a quanto pare non lo è così. Non... ho fatto una cavolata. E andiamo. Da questo momento in poi posso usare liberamente il libro di Belial in ogni stanza grande che trovo, di 3 o 4 spazi, perché comunque si ricaricherebbe con la ricarica stessa della stanza. Probabilmente non lo farò perché me ne dimenticherò, però almeno vi faccio... rendo presente il fatto che lo saprei, in teoria. Senta, signorina, veloce. Questo è stato uno smacco morale. Mi aspettavo l'altro, in realtà. L'altro tipo di... Ah no, che sto a fa? C'è ancora un altro piano. Stavo dando via tutti i soldi, no? Perché ho detto, vabbè, tanto ormai non mi servono più. No, serve. C'è un altro shop ancora. Momento. Perfetto. Quello che stavo cercando di dire prima è che quindi posso usare adesso... Fatto una cavola. Ah, questa è una cacca. Questa cacca in realtà non è una cacca. Mi sa che l'ho uccisa la cacca che non era una cacca. Era il nemico che mi aveva colpito e che si era cacchificato. Che parola orribile, cacchificato. Come questo. Magari devo stare leggermente più attento? Sì, dovrei. Spero che mi si riapra il percorso per andare da Krampus, così recupero anche il cuore nero che ci ho lasciato là dentro. Non mi dispiacerebbe affatto. Dai. Muori anche tu, champion. Grazie, e via. Chiave, e qui dentro c'è... Vabbè, che domande, c'è Brownie. No, in realtà che domande... È vero, non potevo sapere chi c'era. Allora, io detesto questo boss, devo essere sincero. Lo trovo troppo casuale in quello che fa. Non è facile... Ecco. Ora ce l'ho rallentato, capiamoci, però di base... Ah, avevo dimenticato voi due. Allora, capiamoci un attimo. Aumento di vita. Ci sta. Manca l'Hatchkey e ci aumenta la fortuna. Facciamo che è aumento di vita, così posso sacrificare di più. Panti, niente. Full vita di nuovo e si scende. Ho fatto bene a non prendere War of Babylon al primo o al secondo piano. Visto che comunque è troppa vita per sfruttarlo a dovere. Dai. Per favore, muori. Grazie, vediamo cosa c'è qua. Rimembro che posso usare liberamente Libro e Belial nelle stanze grandi e che tanto si ricaricherà in tempo, fine stanza stessa. Cioè, è uno spreco non farlo in realtà. Un andato. Due, tre andati. Questo è un champion però. Perfetto. Soldi, tutto. Bello, bello. Qui è un po' meno bello. Perché ho rischiato di prendere danno.
E lì c'è una roccia segnata, quindi potrebbe essere una sorgente di cuori di fede, magari una small rock. No, cuori di fede per dopo. Seccatura, non ho la vita visibile. È una grossa seccatura per me, eh. Dai. Pulse Worm. Grazie. No, preferisco la costola di grid. Con tutti questi soldi, trovare un grid qui mi avrebbe fatto veramente, mi farebbe veramente incazzare, quindi preferisco fare come si deve fare. Ehi. Mi serve sia la stanza del power up che lo shop. Power up trovato, è già qualcosa. Ovviamente se vado a sconfiggere il boss sarà mamma e quindi non posso più uscire, per questo l'ho fatto prima. E Holy Light. Ci sta. Ci sta e come. Holy Light ogni tanto, vabbè, fa quello che avete appena visto. E basta. Cosa ho raccolto? Dal suono sembrava molto un Eternal Heart, però non l'ho visto, quindi mi devo affidare soltanto al suono. Dai. Uccidi, 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 uccidi. Che poi con la fortuna è così alta. Vabbè, a parte che avrei preferito probabilmente prendere la Latch Key prima, che aumenta la fortuna. Dicevo, la chance che sparo un colpo sacro è data dalla fortuna. Con la fortuna così alta dovrei sparare decentemente. Ah, questo è l'ultimo. Quindi poi non avrò più problemi di... Prendiamo questo, è quando vengo colpito, spono roba. Questo che mi permette di spawnare la lingua di Giuda, che mi va benissimo. E andiamo avanti così. Anche se in realtà, giusto come smacco morale, io un colpetto poi ve lo do. Okay. La lingua di Giuda fa sì che tutti i patti costino tutti, l'ho detto già prima, tutti, un cuore di vita rossa. Quindi significa che posso potenzialmente, se riesco a trovare un patto da questo boss, prenderne di più con quei due o tre cuori che ho. Libro di Belial e si va di cattiveria. Si va di ignoranza, come direbbe qualcun altro. Dai. Notare quanto danno gli stiamo facendo. L'abbiamo piallata. Ok, ci ha colpito anche lei. Preferisco andare da... nella chest. Qui dentro cosa abbiamo? Niente. Cioè, niente. Potenzialmente c'è roba, però non è la roba che intendevo io. I found pills. No, no, non uso le pillole qua dentro. Se trovo un teleport e perdo Ashley's di prigione, mi strappavo i capelli, se no. Che se non è colpa mia va bene, ma se è colpa mia... Sono in corso of the cosa? The blind. Non sono riuscito a leggere, non ero riuscito a leggere in tempo. E qui vi posso donare quello che vuoi, ragazzone mio. Dammi un compass. Tanto ormai è finito il tempo delle... Restock. È un po' inutile una volta che ho finito di shop, ma va bene. Muori anche tu. Non so neanche perché l'ho fatto. La cap, ok. Già la cap secondo me ne è valsa la pena. Dai. Tanto quanto sto all'H, perché mi sembra di averne trovati parecchi di la cap. Sto a 4. Non mi ricordo quanto inizia Giuda, però mi sembra un valore ragguardevole. Dai. Allora, sta stanza è infame con le manone che cadono, no? Lo dico perché è veramente... perché lo è. Ah, vabbè, se ne è solo una si poteva fare. Ah, io voglio entrare in quella arena. Ah, quindi quello era un champion che si sdoppiava? E ho ottenuto anche le bombe infinite. Quelle di fede che ho appena perso, recuperato, perfetto. In realtà avrei potuto uccidere Chubb tirandogli una delle mie bombe infinite, però non ci ho pensato in quel momento. Dai. Holy shot. Ciao Loki. Vuoi giocare con me? Per favore, Loki. Ti manca talmente poco. Non rompere le balle e muori. Si va avanti. Ah, prima non ho nominato cosa fa un oggetto che ho trovato, quello che ci ha dato il Beggard. Praticamente il restock fa sì che nel negozio, se compriamo qualcosa, viene sostituito da qualcos'altro sotto subito. È il tap. E inizia ad avere troppa vita per i miei gusti, eh.
La vorrei sacrificare per tutto, però iniziare troppa vita per i miei gusti. Vita rossa, intendo. Semmai che mi lamenti della vera vita in generale. Ah, perché mi lamento della vita rossa? Semplicemente perché se inizio a averne troppa non posso raccogliere i cuori di fede. E poi magari quando mi servono non... Ho tante risorse non raccoglibili e problemi del genere. Ok. Fuscutter. Questa è carina. Ci impedisce di trovare troll bomb. Le troll bomb diventano semplicemente bombe. Dovevo controllare se c'era la stanza segreta. Controllo anche qua. Morti, 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 morti. Altre bombe ancora? Dato che l'hanno regolata, dico, eh. E qui potenzialmente dovrebbe esserci la stanza super segreta. E infatti, togliamo il potenzialmente, c'è stata la stanza super segreta. Ok, centesimo. Ewaz. Agalaz. Ewaz. Altiz. Eh no, tanto devo portarmi appresso questo, è inutile che guardo tutte quante le carte. E boss. Tyrachnid, l'ho detto male prima. Allora, questo se non sbaglio tirerà sulla testa e inizierà a fare cose, quindi vorrei ucciderlo prima che lo faccia in realtà. Ah, bello. Mister Dolly, che non posso raccogliere niente. Però mi ha dato anche un tier sap, quindi mi va bene il tier sap. Si scende. Mister Dolly darebbe un tier sap e in più spona tre cuori a fatti di tipologia a caso, praticamente. E strano però, in realtà è una cosa che mi secca leggermente, non è un grandissimo problema, ma è una cosa un po' seccante, è che non sto trovando nessun patto. Cioè, un pochettino io mi sono vincolato a usare i patti, no? Mi sono aumentato la vita apposta, ho preso anche la lingua di Giuda apposta per usare i patti. Tra l'altro sto usando il libro di Belayar che aumenta la chance dei patti e non trovo patti. Lo trovo un po' inquietante in realtà, un pochettino. Non all'eccesso, ma no, un pochettino lo è. Allora, sacrifichiamo un pochettino di vita per vedere. Amici fino alla fine. E one make you smaller. Va bene, vanno per entrambe. Tear Sap va super bene. E andiamo avanti. Ho perso effettivamente un cuore, però ho ottenuto... Beh, niente di così esagerato, però più piccolo sono un bersaglio più difficile. Soprattutto se si considera che ho scelto il ramo, ovvero la cattedrale, in cui ci sono praticamente nemici che ti tartassano soltanto i proiettili. Essere più piccoli e avere l'Halo of Flies è una buona difesa. Ora, andiamo avanti. Olè. Lì non ci posso andare, è anche giusto che non ci possa andare. Però sto cercando ancora sta fantomatica. Last, per favore. Non mi rallentare più di tanto. Il virus. Go, go. Muori pure tu. Grazie. Si vede che sto andando un pochettino più di fretta. Retrovision. No, no, no. Apprezzo il pensiero, ma no. 1, 2 e 3. Qui ci posso ottenere qualcosa? Sì, posso aumentare le chance di un patto. Non mi pare le abbia aumentate. Non stavo guardando per effettivamente da quel lato. Mi fermo quando ottengo la prima cosa, che sia anche una mosca. Non sto ottenendo nulla. Ok, una pillola speed down e un centesimo. Non ne vale la pena, andiamo oltre. Ho capito, sto holy shot comunque spacca letteralmente. Cuore di fede, ottimo. E vicolo cieco. Sto facendo una cavolata. Perfetto. Vabbè, non mi restano tante altre opzioni. Soltanto questo come percorso è rimasto disponibile. Perfetto. Buono. Grande. Bloody Penny? No, preferisco la lingua di Giuda. Cioè, in realtà, la lingua di Giuda, ora, se continuiamo come stiamo continuando adesso, è virtualmente inutile. L'unica utilità è nel fare i patti con Satana, che non mi stanno capitando. Però... Che cavolo. It lives. Morite.
Morite, morite, morite. Per favore. Grazie. Ah, ho anche il Lamp of Call, vero? Quindi se sto più lontano. Me ne stavo dimenticando di avere il Lamp of Call. Però se sto più lontano in realtà dovrei essere un pochettino più immune. Alleluia, ho trovato un patto. Sarà una pecionata di proporzioni bibliche, però... Patto... Allora, pecionata di proporzioni bibliche, insomma, perché? Demon Baby mi piace. Il chiodo lo prendo soltanto per trasformarmi in Leviathan. Uso per ripristinare vita e mi riprendo il mio bel libro di Belial. E ho la Polaroid, quindi questo è il lato giusto. Ecco. Mi sento già mio più... Ah, mi sento più a mio agio. Non riuscivo a... La dislessia mattutina è un problema. Dai. Loki, muori. E vado leggermente di fretta. Ah, tra l'altro io no, devo farmi solo la cattedrale e poi Mega Satana, non ho interesse a girare l'intera chest. Cioè io appena arrivo nella chest vado diretto a fare Mega Satana. Non mi interessa andare a fare affrontare Blue Baby. Morto e si va oltre. Daddy Log Langs, ciao. Letteralmente è stata una cosa... Guardi e fuggi. Potrebbe essere figo. 1-2. Non ho trovato niente di che. Però ci potevano stare in realtà. La temperanza. Ma chi me lo fa fare? Oh, la carta definitiva. Chi me lo fa... Vabbè, la carta definitiva è tecnicamente la Chaos Card. Però anche questa ci va vicino se devi andare a affrontare Mega Satana. Muori. Grazie. Non mi ricordo se era la seconda o la terza ondata questa. Era la seconda a quanto pare. E ho preso un danno veramente imbecille perché era coperto dal forziere in realtà. Non l'ho notato bene. E continuiamo avanti così, sperando di trovare abbastanza in fretta Isaac. Non stiamo trovando abbastanza in fretta Isaac, per i miei gusti. E lo dico perché abbiamo trovato semplicemente un vicolo cieco, eh. Non perché ci corra dietro nessuno. Ok. Muori. Ah, che si infia. Dice, ma perché non mi sta... Non mi sta seguendo con tutta la sua buona volontà? Perché di solito lo fa. Cioè, scattarmi addosso. Perché sta in fia. Dai, 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 guerra. Guerra. Tra l'altro ho schivato per pura fortuna uno dei suoi proiettili perché non l'avevo visto. Era coperto dalla colonna del... Ecco, come adesso. Quella dalla colonna dell'Holy Shot. Ma l'ho schivato uguale. Puro, puro culo, eh. Non posso vantarmi di niente lì. Centesimi. Ah, questo è uno di quelli incollati. Io per principio adesso lo scollo. Ok. Muori. E muori anche tu. Eccellente. Sì, eccellente, però se siete un pochettino più celeri. Tra l'altro, sconfiggendo Mega Satana con Judas, dovremmo ottenere la bellezza di 3 achievement. Ovvero, perché abbiamo sconfitto Mega Satana con Judas, che abbiamo... diamogli un po' di soldi. Dicevo che abbiamo completato tutti quanti i competition mark con Judas, e quella che si ottiene... ci faccio tanto. E quella che si ottiene, di fatto... Buono. E una che si ottiene praticamente se si uccide Mega Satana con tutti i personaggi. E Judas essendo l'ultimo, per definizione, dovremmo ottenerlo. Tra l'altro è quella che sbloccherebbe Mega. Ci ho fatto un video per mostrarvi Mega, l'oggetto che fa il brimstone di Mega Satana. Bello. E dovremmo sbloccare in questo episodio, se non succedono imprevisti strani. Ho andato... Dai, per favore, muori. Grazie. Altri centesimi? 25 centesimi. Stavo già full prima, ma vabbè. 1, 2. Cose messe a caso, sperando di trovare un cuore di fede. Che non c'era, evidentemente, però. Sapete cosa si dice della speranza? Dai. Tra l'altro, Fistula
veramente viene fregata facilmente da un holy shot. Dai. È bello aver trovato quella batteria perché significa che posso usare strength. No, significa che posso usare libro di Belial contro Isaac, poi ricaricare e tenermelo pronto per il problema successivo. Mi pare di aver visto una roccia segnata lì in basso a destra e c'è infatti. Va bene, così ripristino un pochettino di vita. Togliamo un pochettino, vado full praticamente. Dai. Allora, potrei probabilmente anche non schivare i colpi, sperando che il mio essere piccolo più l'avere due Pretty Fly mi aiutino, però perché sacrificare vita quando poi devo affrontare qualcuno che potrebbe mettermi in difficoltà? Qua. Muori, muori, muori. Per favore. Sempre qua, in realtà. Non so perché mi sono spostato, eh. Non mi ha colpito per pura fortuna, anche se penso che in realtà mi abbia protetto una Pretty Fly. Dai, gli manca poco. Cioè, relativamente poco. È muerto. Ole. Ora. Prima di andarmene... Quanto... Ah, ecco. Dicevo, quanto stava in profondità quella... Allora, prima di andare via... Ho la carta ascesa di prigione? Sì. Quindi si entra. The chest in Curse of Darkness. Ok, si è aperto il percorso. The Peeper mi va bene. La sanguisuga mi va bene. Le sad bomb, le bat bomb, vabbè, non fanno niente di male, quindi. Mi ha generato una bomba. E voglio fare una cosa, mi faccio una stanza prima, sperando di ottenere oggetti qua dentro. Però faccio solo questa e poi me ne vado ad affrontare il boss. Non ha senso allungare il brodo. Non voglio di certo fare come ho fatto con... chi era? Ah, The Lost, giustamente, che avevo la combo immortale e facevo un try, un try, un try. Se non avete visto quell'episodio, guardatevelo che è lungo, forse un pochettino stressante, però veramente pieno di soddisfazioni. Flush! No, preferisco il buon vecchio libro di Belial che ci siamo portati dal primo piano. E sì, andiamo a affrontare Mega Satana, che è l'ultimo completion mark che manca a Judas. Ricordate che se prendo dopo il primo danno diventa tutto rallentato per il resto dello scontro. Mi dispiace un po'. Ah, non mi ero messo abbastanza avanti. Mi dispiace un pochettino che sono in Curse of Darkness, quindi vedrete poco. Ah, ho anche l'Holy Shot che ci si mette di suo. Ecco, poi quando si incazza lui al Brimstone. Ok, prima fase pressappoco completata. Cavaliere numero 1 andato, cavaliere numero 2. Vicino, ma il problema è in seconda fase. Quando esce, ecco, morte. È morte quello che voglio mandarvi abbastanza in fretta. Ecco, sono stato colpito una volta e tutto è rallentato. Tanto se avessi saputo che avrei ottenuto nel futuro la sanguisuga, ci avrei pensato due volte dal perdere alcuni... Come ti possiamo chiamare? Alcuni... Ecco. Questo non cambia niente. Ok, no, sto sbagliando troppo, sto sbagliando troppo. Dicevo, ci avrei pensato due volte dal sacrificare tutti quei cuori. Perché la sanguisuga mi permetterebbe di recuperare vita a spese del... uccidendo nemici, vita rossa. Muori, guerra. Non mi fa scherzetti, muori e basta. Adesso mancano gli altri quattro, però, ecco. Sto facendo cavolate. Troppe cavolate. Non credo che arrivino fino a qua giù. Infatti. Grazie al fatto che è rallentato non dovrebbero arrivare. Muori. Muori angioletto. Poi sì, morire e basta. Tra l'altro il fatto che io ho Lamp of Call e continuo a dimenticarmelo mi sta facendo rosicare perché... Ecco. Sto danno potevo risparmiarmelo proprio di cuore. Torniamo a uccidere Mega Satana. Dimmi che non ci arrivi fino a qua giù. Fase 1 completata. La fase 2 dovrebbe essere relativamente più semplice. Relativamente. Se si considera che non dovrebbe poter fare attacchi che
Non so se ci arriva in realtà il nemico. Dai. Quanto danno gli sto facendo? Perché non parto più gli holy shot? Ecco. Dico, perché non partono più gli holy shot? Come stai messo? Ok, ti stai incrinando per bene, quindi. E sei morto. Vediamo quanti achievement sblocco. Abbiamo sbloccato Mega Blast, Belial Baby e Brown Baby. Bene ragazzi, con questa vittoria si conclude, non dico la nostra serie perché ci mancano ancora 3 achievement, però si conclude la nostra necessità di fare run particolari con personaggi vari. L'unica cosa che ci resta ora da fare è completare la nostra collezione, che vedete qui, di tutti gli oggetti che mancano. Se ho fatto bene il conto prima di fare il video, ce ne mancano circa 5. Vedete tipo qui, qui e 3 mi pare nell'ultima pagina. 1, 2, no, ne vedo tanto 2. Vabbè, fa niente, comunque ce ne mancano 5-6, una cosa del genere. E cos'altro devo dirvi, che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto, come al solito un commento, mi piace, una condivisione è sempre gradita, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!